Buongiorno a tutti, sono sempre Vito Zotto, pronto a questa nuova puntata del mio movie vlog. Allora, scusate la pessima cerca in questo momento, ma sono un paio di giorni che sto veramente da cane, mi sto riprendendo lentamente. Se non facessi questo video adesso, non so quando riuscire a farlo, perché sono sopraggiunti degli impegni improvvisi e non volevo lasciare assolutamente passare troppo tempo tra un video e l'altro. Allora, prima di iniziare volevo sponsorizzare il canale di Luisa85, che è una ragazza che fa recensioni di libri veramente molto belle e personali e ben dettagliate. Metterò il link del suo canale nella descrizione. Dategli un'occhiata perché è veramente fantastico, le sue recensioni sono bellissime, quindi è un canale che merita veramente tanto. Tanto datevi un'occhiata perché non ve ne pentirete. Quindi complimenti ancora a Luisa85 e passiamo alla recensione di oggi. So che molti di voi avrebbero voluto vedere la recensione di J. Edgar e se l'aspettavano già in questo video, però purtroppo tra il fatto che sono andato via nel weekend, tra il fatto che sono stato male, non ho potuto vederlo, non ho fatto a tempo, quindi appena lo vedrò lo recensirò. Ma in questo momento voglio recensire un film che tutti voi, molti di voi mi hanno chiesto negli ultimi giorni e in cui mi sono imbattuto per circa la 50 milionesima di volta l'altro giorno, una roba del genere. Ed è un film che è stranoto e tutti voi conoscerete, anche se magari non l'hanno mai visto, ma mi sembra molto difficile perché è uno di quei film che trovi sempre in televisione, quindi ti viene quasi imposto dai media. E quindi è un film del 1975 per la regia di Luciano Salci, come avete capito tutti, è Fantozzi. Allora, Fantozzi è uno dei più grandi cult italiani della storia del cinema nostrano. E non tutti sanno che è preso, quindi è tratto dalla serie di omonimi libri. Se non sbaglio, sono circa due. Gli omonimi libri scritti proprio da Paolo Villaggio. Il primo è stato scritto nel 1971 ed era Fantozzi, ed era una sorta di parodia, tra virgolette, o ripresa della struttura del Marcovaldo del 1963. Marcovaldo e le quattro stagioni. Il primo Fantozzi è noto anche come Fantozzi e le quattro stagioni, in sostanza, perché è diviso appunto in stagione, cioè. Autunno, inverno, primavera ed estate, no? Quindi è diviso in questo modo ed è appunto ripreso spudoratamente, come una sorta di parodia, dal Marcovaldo di Italo Calvino. E effettivamente ci sono delle analogie tra il personaggio di Marcovaldo e quello di Fantozzi, anche se quello di Calvino è un personaggio particolare, Marcovaldo è un sognatore che vive in questa realtà molto sognante, molto particolare, mentre invece Fantozzi è un po' un'antitesi, se vogliamo, è un po' un'antitesi perché comunque Fantozzi è un perdente ed è Fantozzi, l'intera saga è una grande parodia della società di allora, che non è cambiata di molto, anzi, semmai è solo peggiorata. Per cui Luciano Salce si era messo d'accordo per fare questo film con Paolo Villaggio dopo aver letto il libro. Paolo Villaggio era agli albori della sua carriera televisiva, era già stato lanciato, faceva già film al cinema, però diciamo che la vera notorietà sarebbe arrivata appunto col personaggio di Fantozzi. Quello che Cioè, perché Fantozzi è diventato. Che poi so che io Fantozzi è uno di quei personaggi che o si odiano o si amano, perché ha una comicità che verte molto sul demenziale, ma è anche una comicità paradossalmente molto intelligente. Io penso che Fantozzi sia l'archetipo mondiale degli spoof movies. Perché se voi ci pensate, film come Scary Movie, tutti quei film americani, sono degli spoof movies che riprendono molto da film come Fantozzi, solo che poi hanno molti riferimenti intrinseci di cultura pop americana che li rendono un genere leggermente diverso. Ma lo spoof deriva, secondo me, lo spoof europeo sicuramente Fantozzi, e poi nello stesso periodo c'erano film spoof come quelli di Mel Brooks, ma io credo che la comicità di Mel Brooks e quella di Paolo Villaggio non siano poi così distanti, perché sono delle comicità molto demenziali ma che vertono sulla critica sociale. E Fantozzi penso sia una delle opere di critica sociale cinematografica più divertenti e meravigliose della storia del nostro cinema. Io c'è uno scrittore che accomuno molto a Paolo Villaggio per quanto riguarda le idee, che è appunto Stefano Benni, perché qual è il punto di forza sia di Benni che di Paolo Villaggio nella creazione dei loro personaggi? Benni è, come io prendo per esempio, Bar Sport, perché anche la struttura racconti ricorda molto quella del libro di Paolo Villaggio. E Paolo Villaggio cosa fanno? Prendono la realtà e la esasperano, la esagerano, portandola ai limiti del surrealismo. Benny lo fa in un modo, Villaggio lo fa in un altro. Villaggio lo fa in un modo molto più amaro, Benny in un modo molto più spensierato, molto più divertente. Villaggio è molto amaro nella sua comicità, sì, perché Fantozzi che cos'è alla fine? Il primo Fantozzi, no? La saga è incredibilmente lunga, ci cioè hanno fatto Fantozzi, poi il secondo tragico Fantozzi, poi Fantozzi contro tutti, ma già da Fantozzi contro tutti c'è un calo incredibile. Questo perché? Perché il primo Fantozzi, che è quello che diciamo che questa recensione verterà un po' sulla saga, io volevo parlare del primo film, però alla fin fine è inevitabile, perché molti dicono è inevitabile incorrere in quello che dicono molti, cioè che visto un Fantozzi, visti tutti. Non è esattamente così. La struttura dei Fantozzi è sempre uguale, perché alla fin fine sono film a episodi, non è che hanno una storia. Ci sono varie situazioni in cui Fantozzi è calato,
in ogni film e sono situazioni molto divertenti, quindi ogni Fantozzi è a sé, se vogliamo, non ci sono particolari riferimenti ai vecchi Fantozzi, se non ha fatto che lui è innamorato della signorina Silvani, sono personaggi stereotipati che non cambiano quasi mai, tranne alcuni, comunque non è questo il punto. Il punto è che i primi due Fantozzi, che sono quelli, se vogliamo, appunto quelli proprio fortemente voluti da Villaggio, perché sono quelli direttamente presi dai libri, sono dei piccoli capolavori, anzi dei grandi capolavori, mi correggo, perché Luciano Salce era un regista con i controcoglioni, nel senso, questo qui non è un film che vuole semplicemente far ridere, non è solo questo, perché c'è un intento registico ben definito, e io credo che la regia di Luciano Salce sia fantastica. Registicamente questo film ha, soprattutto il primo e il secondo, hanno un impianto bellissimo, hanno impianto bellissimo perché Salce aveva dei movimenti di macchina che esaltavano la demenzialità e l'esasperazione di questa società, no, e di questi personaggi, personaggi fortemente stereotipati, personaggi, ognuno che ha, personaggi che si divide in due categorie, i vincenti che sono il mega direttore eccetera eccetera, che sono personaggi comunque che sono perlomeno secondari, e poi personaggi un po' più primari che sono Fantozzi e tutti i suoi colleghi che sono dei perdenti, ma non tutti perdenti come Fantozzi. Fantozzi è il personaggio che non deve mai avere soddisfazioni. Quando ha una soddisfazione, questa gli deve essere portata via subito. E questo è il bello di questo personaggio. È un personaggio straordinariamente filosofico, il personaggio di Fantozzi, perché ragionateci un attimo. Un personaggio che non cambia praticamente mai, lo vediamo, cioè, sì, lui invecchia, perché invecchia l'attore, che è Paolo Villaggio, ma lui è sempre vestito nello stesso modo, subisce sempre lo stesso modo, e i tentativi di riscatto che fa vanno sempre comunque non a buon fine, perché lui comunque è un personaggio che perché lui è un perdente? Perché lui è nato per essere tale. È una sorta di come posso dire? Perché dico che è molto filosofico il personaggio di Fantozzi? Perché lui è nato per perdere, no? Lui non dovrà mai arrivare a soddisfare quelli che sono i suoi desideri nel lavoro o nell'amore. No, lui che cos'è? Cioè, a un certo punto ci si chiede perché Fantozzi ha sposato la signora Pina e perché. Perché si è voluto fare una famiglia a tutti i costi con questa donna che palesemente, sì, c'è un rapporto, è famosissima la frase, ma tu mi ami, io Ugo ti stimo moltissimo. È molto bella questa cosa, lui è innamorato della signorina Silvani, Anna Mazzamaro, grandissima attrice teatrale, che purtroppo gli è successa la stessa cosa che è successa a Milena Vukotic, cioè tutte e due saranno per sempre, nonostante abbiano fatto delle grandi cose recitativamente parlando, saranno sempre imbrigliate finché vivranno nel ruolo, l'una della signorina Silvani, l'altra della signora Pina. E lo stesso Villaggio ha detto, io mi dispiaccio di quello che ho fatto involontariamente a Milena Vukotic, perché la signora Pina fantoziana è Milena Vukotic, che è quella che ha preso parte a più capitoli, perché lui dice, mi spiace, perché io l'ho calata talmente bene in questo ruolo che lei, nonostante abbia lavorato a teatro, nonostante abbia lavorato con grandi registi come Fellini, quando si parla della signora Pina diranno a Milena Vukotic, sebbene la prima signora Pina che compare nel primo e nel secondo film non sia la Vukotic, ma Ljubo Žižio. Forse, non so se sapete, ma Ljubo Žižio è la doppiatrice, è una grande attrice che è anche la doppiatrice di Marge e delle sorelle di Marge, perché nei Simpson, no? È una grandissima doppiatrice che da più di 20 anni ormai doppia appunto Marge. E questo, perché Fantozzi si è voluto fare una famiglia? Palesemente lui non è soddisfatto, ma allora perché? Perché è un personaggio che è nato per essere così, è un personaggio che non dovrà mai cambiare. È alla base di molti standard della commedia all'italiana, ovvero, per esempio, può essere Camera Caffè, se vogliamo, d'accordo? Vedete, in Camera Caffè i personaggi solitamente non cambiano mai, tranne le ultime serie che hanno avuto un'evoluzione abbastanza pesante, ma di solito i personaggi non devono cambiare mai, capito? È lo stesso, quindi io penso che Fantozzi abbia gettato le basi di questo modo di vedere la commedia, ovvero i personaggi in questa saga sono stereotipati e non cambieranno mai. Il primo film io credo che sia molto bello innanzitutto perché era molto innovativo, era esilarante, cioè io penso che tra le migliori battute dei Fantozzi ci sono in questo e nel secondo film, anche se poi, non so, dopo Salce c'è stato il passaggio di testimone alla regia Neri Parenti. Allora, devo ammettere che alcuni Fantozzi di Neri Parenti mi fanno sorridere, ma io penso che il merito non è di Neri Parenti, ma sia appunto di, cioè, Neri Parenti figura tra gli sceneggiatori, ma il grosso lo fanno Benvenuti, De Bernardi e Villaggio. Tra altre cose, Benvenuti e De Bernardi sono tra gli sceneggiatori degli amici miei di Monicelli, quindi immaginatevi, no? Purtroppo poi hanno lavorato molto con Parenti, allora io non è che ce l'abbia con Parenti a prescindere. Ammetto che film come Fracchia la Beva Umana, o Fantozzi contro tutti, o anche Fantozzi in pensione,
non mi siano dispiaciuti, ma perché sono affezionato alla saga. Io direi però che si sono rovinati molto rispetto ai primi, perché alla fin fine le gag cominciano a essere sempre ripetute, addirittura hanno infantozzi contro tutti, per quanto ci siano delle cose geniali come la telefonata per evitare la Coppa Cobram, che è esilarante, quello faccio l'accento svedese, ma buondì, fantozzi lei, cioè questa cosa è divertentissima. O anche, non so se vi ricordate, Cecco, il figlio del fornaio, interpretato da appunto Diego Batantuono, con lo so diabolico nell'amplesso sproporzionato quanto riguarda la dimensione di sesso, non so se vi ricordate, ma è quella, questa canzoncina che è poi il tema principale di quel film, rimane comunque, rimane. Quindi non è che tutto ciò che ha fatto Parenti sia effettivamente cacca, ok? Però se dobbiamo rapportarli fin salce, c'è una grande debolezza. Addirittura nel Fantozzi contro tutti sembra quasi un copia e incolla in molti punti del primo Fantozzi di Salce, perché la scena della cura dimagrante c'era anche nel primo Fantozzi, anche se in realtà la scena della cura dimagrante nel primo Fantozzi era stata tagliata ed è stata aggiunta solo nel DVD del 2004, nell'edizione del 2004. Quindi era stata ripresa appositamente nel Fantozzi contro tutti, un po' migliorata. Vi ricordate il professor Birkenmeier? Quello tu mancia! Quella scena delle polpette in cui lui è esilarante, quella scena. E c'era già, anche se in piccolo, nel primo Fantozzi. Ma poi c'erano molte altre scene. Per esempio, quando Fantozzi nel primo deve giocare a biliardo con il suo mega direttore, non so se vi ricordate, Diego, cosa succede? Lui, questo personaggio divertentissimo tra l'altro, fa delle battute a cui i dipendenti ridono forzatamente e fa così con le mani per fermarli. La stessa cosa la fa Cobram in Fantozzi contro tutti, ma lo vedi che non c'è l'intento di voler far ridere, che c'era nel primo Fantozzi. Questo perché Paolo Villaggio ha dovuto continuare la saga perché si trovava in ristrettezze economiche, aveva grossi problemi familiari ed è stato quasi costretto a continuare la saga. È stato lusingato molto da Parenti che voleva continuare la saga, però io non lo so, gli ultimi sono tremendi. Io penso che Fantozzi Ritorno e Fantozzi La Clonazione siano ormai veramente, cioè non è più il Paolo Villaggio dei primi Fantozzi, cioè sono i Fantozzi proprio del nuovo millennio. Non ha più senso continuare Fantozzi nel nuovo millennio, viene quasi meno la componente di satira sociale. Perché Fantozzi è satira sociale? Perché abbiamo una società che è composta, diciamo, dai perdenti, ma Fantozzi è il capo dei perdenti, e dai vincenti, no? E quindi c'è la nuvola da impiegato e tutte queste cose qua. Poi fa molto ridere i titoli esagerati che danno: il mega direttore galattico, Grand Field Put Balabam. Questa cosa fa molto ridere. Poi è una cosa che appunto che mi ha colpito molto è questa società che è molto simile all'esasperazione sociale che troviamo nei fumetti di Bunker degli anni 60 e 70 di Alan Ford. Bunker e Magnus mettono in scena una società, una parodia della società moderna, che è molto simile, perché è esagerata, è molto simile alla parodia che fa Paolo Villaggio in Fantozzi. Una cosa interessante è l'affinità biblica che ha Fantozzi, che è il personaggio di Fantozzi. Fantozzi è quasi una sorta di anticristo. Perché dico anticristo? Intendiamo cosa intendo per anticristo. Antitesi a Cristo, ovvero una figura cristologica, a mio parere, è una mia semplice opinione, calata in un contesto sociale esasperato, d'accordo? Ma è una figura che non è soteriologica come quella di Cristo, non è una figura salvifica, non è un personaggio che deve salvare, ma è un personaggio che subisce. E questo perché lo dico? Perché soprattutto nel primo film noterete moltissimi atteggiamenti di Fantozzi che in alcuni deliri rasentano il mistico, no? Il momento in cui alla cena al ristorante giapponese si mette a entra nella vasca di Atene e dice: eccezionalmente dal lago di Tiberiade farò la moltiplicazione delle triglie e del riso in bianco. Questa cosa. E anche il fatto che quando, durante la fantastica partita di pallone tra Scapoli e Ammogliati, lui all'improvviso comincia a vedere, ad avere allucinazioni mistiche, quando è bloccato sulla barca con Filini, arriva Gesù Cristo e lui lo chiama dottore, e Gesù Cristo si pone come una figura appunto distaccata, che non è per niente differente da quelle figure dei mega direttori galattici che vengono proposti per tutta la saga. E questo è il fatto, Fantozzi. E poi anche un'altra cosa, quando viene portato verso il finale nell'attico, nell'ultimo piano dove c'è il mega direttore Balabam, lui ha una fu colto da allucinazioni a sfondo mistico, crocifisso in sala mensa. In sostanza, in tutto il film noi assistiamo a una sorta di passione di Fantozzi, no? E accomuna una figura quasi cristologica, ma in negativo, perché è una figura perdente, ok? Diciamo che sono un po'
le tappe che lui persegue sono molto simili, no? Deve subire la cosa del miracolo, il fatto di essere crocifisso e poi coincide con la punizione. E io lo so che potrebbe essere esagerato quello che sto dicendo, ma io sono fermamente convinto che ci sia una sorta di paragone molto ironico con la figura di Cristo, no? Una figura di Cristo ma in negativo. E io penso che se voi ci ragionate bene, potreste convenire con me, io credo, perché comunque anche il fatto che il fatto della crocifissione venga messo proprio nel finale non penso proprio sia un caso. Io penso che Paolo Villaggio avesse tutto un suo discorso e io penso che la struttura parodistica di questo film sia una delle migliori che io abbia mai visto nella storia del cinema in generale, perché è una struttura parodistica molto ben ragionata, sia in questo che nel secondo film. Poi ci si incomincia a perdere, viene un po' meno quell'intento di satira sociale, perché poi quello che c'era da dire è già stato detto. Io penso che i primi due fantozzi sarebbero bastati, però ci sono molte battute che possono essere divertenti anche negli altri, non è che non si salvano, però diciamo che io considero i primi due i migliori, perché Salci aveva una mano nella regia incredibile. Parenti registicamente non c'è, Parenti è proprio un manovale. Parenti ha le scene e le fa in maniera asettica, giusto per portarla a casa, giusto perché sia chiaro allo spettatore il senso. Ma la regia non è così, la regia, il regista è un pittore, il regista deve mettere se stesso in un'inquadratura. Non dico che si debba vedere il regista in un'inquadratura, ma la sua poetica. E Salce, nonostante questo film non sia un film che dovrebbe dare tutto all'inquadratura, alle inquadrature, perché comunque alla fine il merito del film sono le battute, la sceneggiatura, le recitazioni dei personaggi, lo stesso Salce si impegna nella regia, cosa che non fa assolutamente Parenti. Le stesse battute del primo film che sono riprese nel film Fantozzi contro tutti fanno meno ridere perché l'impianto registico è debole. Parenti è un pessimo regista dal punto di vista registico. Lui semplicemente si limita a filmare e a portare a casa le scene. Adesso io non so quanto sia grande il contributo che ha dato alla sceneggiatura, però, ripeto, i film di Salce hanno completamente un altro smalto. Lo riprova il fatto che Paolo Villaggio non avrebbe voluto continuare la saga con Parenti. Comunque, tra i vari attori che ci sono in questi film, dobbiamo assolutamente dare merito all'Anna Mazzamaro, ho già detto, Ljubo Žižek, Milena Vukotić, ma anche al grande Gigi Reder, scomparso ormai una decina d'anni fa, se non di più, che interpretava il ragionier Filini, no? Tra le altre cose, nel libro Filini era presente, ma era un personaggio molto secondario. Il ruolo che ha Filini nel film ce l'ha un personaggio che si chiama Fracchia nel libro, che poi Fracchia è un personaggio identico a Fantozzi che verrà ripreso in altri film di Parenti, due se non sbaglio, che sono Fracchia la beva umana, molto divertente, film trash con Lino Banfi, già ormai anni 80 inoltrati, e poi anche Fracchia contro Dracula, che era molto più demenziale, anche lì l'impianto registico è pessimo, però comunque un film che fa ridere, così come Fracchia la beva umana, ma sono film che a livello registico e di fotografia sono lasciano il tempo che trovano, la sceneggiatura non è niente male, però per l'appunto Fracchia è un personaggio che anche lì non ho mai capito perché abbiano ripreso Fracchia in quel modo. Fracchia è un personaggio completamente diverso nel libro, poi Fracchia è diventato Filini nei film. Nei film di Fantozzi, e poi sono stati fatti questi sorti di spin-off che sono appunto Fracchia la belva umana, Fracchia contro Dracula, in cui Fracchia è praticamente Fantozzi, è un perdente, sempre sottomesso, anche a lavoro. C'è una personaggio che si chiama Signora Corvino, che è interpretata sempre da Mazzamaura, che è palesemente la signorina Silvani, mentre invece mi ha molto fatto sorridere Gigi Reder, che in quel film è meglio se stesso, che interpreta la madre di Fracchia. Vi ricordate? Ficchio, ficchio bello, ficchio caro! Fa morire da ridere, no? Però anche lì Fantozzi, scusate, Paolo Villaggio è molto abile in Fracchia la beva umana, perché comunque dovendo interpretare due personaggi differenti con lo stesso volto, deve diventare anche cattivo in un certo momento, e lui comunque Villaggio lo identifichiamo tutti nella figura di Fantozzi, ma Villaggio è un grande attore che sa dare anche di più di quella semplice figura. Quindi è un bravissimo attore, mi ricordo il professor Kranzel, quello con questo pupazzone, non so se vi ricordate, erano gli anni 70, proprio primissimi anni 70, se non anni 60. Comunque, un altro grandissimo personaggio interpretato da Giuseppe Anatrelli era il geometra Calboni, che è scomparso prematuramente purtroppo nel 1981 e mi pare che, se non sbaglio, era da Fantozzi subisce ancora, lui non è più stato sostituito da un altro attore e poi dopo non l'hanno proprio più messo perché come omaggio al grande attore, perché comunque l'attore che avevano scelto, non mi ricordo più come si chiamasse, era un bravo attore, ma il geometra Calboni è un caratterista incredibile. Ecco, questo film è popolato, questa saga di film sono popolati da grandissimi caratteristi, no? Tra cui anche Plinio Fernando. Chi è Plinio Fernando? Plinio Fernando è quell'ometto che ha interpretato per tutta la saga dei Fantozzi, per quasi tutti gli 10 film, in 8 se non sbaglio, è comparso, non ha fatto gli ultimi due, ma fino a Fantozzi
in Film Fantastici di Ritorno, in cui interpretava la nipote Uga. Lui ha interpretato sempre Uga nell'ultimo film, in Fantozzi di Torno, e poi ha interpretato Mariangela, la figlia di Fantozzi, bruttissima, in tutti gli altri film, no? Hanno scelto un uomo proprio per il fatto che doveva essere un personaggio molto grottesco, no? E anche lì è molto divertente, però nella saga di Fantozzi dopo un po' le battute sono sempre le stesse, anche quelle sulla figlia, dopo un po' si perde smalto, l'hanno sfruttato fino all'osso questo personaggio. Io penso che avrebbero potuto fare al massimo 3 o 4 film, hanno voluto continuare fino a che non hanno snaturato la sua essenza. Io ho sentito alcune persone che dicono che hanno apprezzato anche gli ultimissimi, io non sono assolutamente d'accordo, io penso che i veri Fantozzi sono i primi 4 e si cala nel contro tutti in quello dopo, però comunque non importa questo. Io credo appunto che Paolo Villaggio sia uno dei più grandi comici del nostro tempo, perché ha creato un universo, un microcosmo che gira tutto intorno ad un personaggio che è un perdente, come dicevo prima, ma paradossalmente deve essere un vincente. È qui che questo, ho fatto tutta l'accensione a dire che è un perdente, e arriviamo al paradosso. Perché dico che è un vincente? Perché comunque alla fin fine Fantozzi nel corso degli anni subisce, ma è lì, forte. Addirittura a un certo punto sconfigge la morte. Certo, non la sconfigge con onore, ma la sconfigge sempre passivamente, rimane sempre passivo, però alla fin fine diventa un vincente. Cioè, alla fin fine lui si dimostra essere effettivamente un perdente fino alla fine, ma paradossalmente questo fa di lui un vincente. Perché? Perché lui comunque continua a subire, diventando un personaggio quasi praticamente immortale. È un uomo immortale, ha sconfitto la morte, sempre subendo, ma ci è riuscito. E non si è mai vantato di questo. È questo il bello di Fantozzi, che paradossalmente, pur essendo uno sfigato e un perdente, arriva a essere il più vincente di tutti, anche se lui non se ne rende conto. Quindi è questo, io penso che i film di Fantozzi siano tra i più belli degli ultimi 40 anni in Italia. Quindi io mi scuso se questa recensione magari è sembrata un po' sottotono, però purtroppo l'ho un po' provato. Io ora vi consiglio, se non avete fatto, ma dubito fortemente, di guardare almeno qualcuno di questi film. Mettete qui sotto nei commenti, scrivetemi se effettivamente siete d'accordo con quello che dico io, oppure non siete d'accordo, soprattutto su quella mia interpretazione pseudomistica della figura cristologica. Io spero di non aver dato troppo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.